3, 2, 1. Tipo che torni a casa e chiappa la talpa, dai, gioca insieme a noi. Buon 2020 a tutti quanti, ragazzi, e bentornati sul canale di Dax e Max. E Max, come sempre noi, sempre noi. Sempre noi, ma nuovo format. Esatto, vi abbiamo spoilerato che ci saranno tante novità e questa è la prima. Primissima, partiamo con un unboxing. Non l'abbiamo mai fatto, ma perché è speciale, diglielo. È speciale perché noi non li facciamo come tutti gli altri, ovviamente. Abbiamo il nostro stile, abbiamo un punto di vista speciale tutto per voi, ma soprattutto il soggetto, che è rarissimo, anzi più unico che raro. Bravo. Quindi, ora, vi lasciamo subito all'unboxing. Fateci sapere alla fine cosa ne pensate. Lasciate un commento per anche supportarci, aiutarci a capire cosa dovremmo cambiare, cosa vorreste vedere, insomma. Cosa vi piace, non vi piace, fatecelo sapere, vogliamo il contatto con voi, con i fan. Pronti? Si spinna! Super Shooting Star. Direttamente dal passato, qui davanti ai nostri occhi, per la precisione viene dal 31 maggio 1994. La nostra mini in questione è proveniente sempre dal amato Dash Yonkuro, in questo caso dal capitolo del manga Shin Dash, seguito che non è mai stato trasposto in anime. La Mini resta l'evoluzione della Shooting Star ed appartiene sempre al personaggio di Shinkuro Minami, chiamato Davide in Italia. Evoluzione della Shooting Star, modello base, la scocca appartiene sempre alla serie Racing, ma in questo caso hanno cambiato alcuni dettagli. Per la precisione hanno aggiunto delle prese d'aria, hanno cambiato l'alettone con delle piccole ali. Insomma, tutto quello che troviamo sopra questa scocca ci rimanda a un vero e proprio jet. Infatti, con tanto di etichetta Caution al di sotto delle turbine. E il telaio in questo caso è il Type 5, colorazione verde scuro rispetto ai classici neri, molto bello come vedrete. All'interno troviamo le due marce principali, la 5A1 e la 4,2, telaio in questo caso uscito nel 1992. Un'evoluzione più robusta, ma allo stesso tempo più leggera, dei precedenti, in particolare riprende dallo chassis 0. Quindi abbiamo un fondo piatto, una plastica molto più leggera che però non va a discapito della durabilità, ma bensì va a migliorare la aerodinamicità totale della Mini. Mini sicuramente ottima in pista, però rischia di essere un po' leggerina e fragile per quanto riguarda un settaggio sport. Questa era la Super Shooting Star, una mini rara che ci tenevamo a portarvi qui sul canale proprio per battezzare questo nuovo format. Se vi piace, vi ricordiamo di cliccare il pollicione tanto amato, condividete, fatecelo sapere anche attraverso i commenti, ci trovate come sempre su tutti i social, ma vi lasciamo con l'acquolina in bocca per il prossimo unboxing. Da adesso in poi si parlerà solo di rarità, sempre un po' Dash, come piace a voi. Mi raccomando ragazzi, quelle rare mandatecele voi. Grazie. Ciao.